Bene. Allora do il benvenuto a tutte e a tutti per questa seconda puntata di questo ciclo di Zoom In, Simposi con l'autore. È un vero piacere questa sera salutare e accogliere Pietro Montani per una presentazione del suo libro uscito nel 2020 da Mendemi, Mozzi dell'intelligenza. Pietro, come tutti sapete, da molti anni esplora un territorio di confine, di intersezione tra filosofia, estetica, teoria del cinema, più in generale dei media, teoria della tecnica ed è, credo, una delle personalità filosofiche che oggi più ha il coraggio, direi anche, di interrogarsi su fenomeni che riguardano il nostro contemporaneo e la nostra vita. Sono particolarmente contento perché poi Pietro è anche membro del comitato scientifico del progetto ERC Anicon e per noi un interlocutore fondamentale per i nostri problemi, le nostre riflessioni, il nostro tentativo di comprendere il panorama iconico della contemporaneità. Grazie Pietro per aver accettato il nostro invito. E do ora la parola ad Anna Caterina Dal Masso che farà una sintetica introduzione della figura di Pietro Montani e che poi modererà il nostro incontro di oggi. Grazie Anna Caterina. Ok, scusate, non riuscivo più a riprendere l'audio. Allora, ho il piacere di presentare il protagonista del simposio di stasera, Pietro Montani, che è un professore onorario di estetica alla Sapienza di Roma, dove ha insegnato a partire dal 2000, ed è attualmente membro del progetto di ricerca internazionale finanziato dagli European Social Fund presso l'Università di Vilnius, dal titolo The Future of Humanity: New Scenarios of Imagination. È inoltre direttore scientifico dell'edizione italiana delle opere scelte di Sergei Eisenstein e degli scritti di Zigaverto, raccolti nel volume L'occhio della rivoluzione. E le sue ricerche, le sue molte opere nel campo dell'estetica si concentrano in particolare sul rapporto tra arte e tecnologia e sui temi della filosofia della tecnica in una prospettiva antropologica. Negli ultimi anni, in particolare, i suoi lavori si sono rivolti agli effetti delle tecnologie sui processi cognitivi e immaginativi e sulla sensibilità o su quello che potremmo chiamare, riprendendo il sottotitolo del libro attorno a cui ci troviamo oggi, il sensorio digitale. Caro Pietro, siamo felici di averti qui per conversare attorno a emozioni dell'intelligenza e a tutte le questioni che si intrecciano attorno alle tesi e alle analisi che ci proponi in questo libro. Emozioni dell'intelligenza è un testo che si colloca in una traiettoria che si sta costruendo da alcuni anni attraverso i tuoi scritti, il cui filo rosso che ci accompagna è una messa a fuoco progressiva del ruolo e del lavoro dell'immaginazione nel suo intrecciarsi con le pratiche umane, in particolare tecniche, allo stesso tempo nel senso di tecnologiche e artistiche. Se me lo consenti, ripercorrendo i tuoi lavori, potremmo parlare di una sorta di pentalogia dell'immaginazione, che punteggia un po' i tuoi scritti. Andando a ritroso, abbiamo, tre forme di creatività, tecnica, arte e politica, pubblicato da Cronopio nel 2017, tecnologie della sensibilità, estetica e immaginazione interattiva. Faccio appunto un po' di pubblicità, Cortina 2014, e l'immaginazione intermediale per lustrare, rifigurare, testimoniare il mondo visibile, la terza 2010, e andando ancora un po' a ritroso, l'immaginazione narrativa e il racconto del cinema oltre i confini dello spazio letterario, un libro che è divenuto ormai introvabile e
e che è praticamente un pezzo da collezione di cui i filosofi, che raramente sono bibliofili, si scambiano fotocopie che hanno ora, credo, un valore inestimabile, almeno per la mia generazione sicuramente abbiamo avuto accesso a questi scambi di ciclostili e fotocopie. E, allora, Emozioni dell'intelligenza, ecco, il libro finalmente, un percorso nel sensore digitale, è, possiamo dire, l'episodio più recente di questa serie, e che viene a indagare come proprio sull'immaginazione si fondi la capacità dell'umano di operare una continua reinvenzione del mondo. Questa riflessione si snoda in questo testo, come negli precedenti che citavo, a partire da alcuni nuclei problematici che possiamo riassumere come il linguaggio, narrazione, scrittura, l'agire tecnico-creativo e la dimensione tecnico-sensibile, che sono attaccati ogni volta da punti diversi, ma sempre per mostrare il loro nesso reciproco. E non dico una parola di più per lasciare la parola a Pietro e dare il là a questa conversazione, simposio, e vi auguro una bella discussione. Grazie, grazie Anna Caterina. Io sono felicissimo di essere qua con voi. Già a Milano, in un'altra occasione che avete ricordato, abbiamo avuto modo di cominciare un percorso insieme che poi ha portato, insieme ad altri momenti, a questo tipo di risultati che poi sono provvisori, come vedrete voi stessi questa sera, e perché confido di andare avanti su questa linea. Io adesso condividerei con voi uno schermo e chiedo allora al nostro tecnico di farmi condividere. Sì, dovrebbe essere possibile ora. Eccolo, condividiamolo. Vediamo se riesco a mettere la condivisione piena. Non la vedo, però non riesco a vederla. Secondo solo, prova a stringere. Ci siamo, mi vedete in schermo pieno il PPT? Molto bene. Allora, quello che vorrei fare nella mezz'ora di tempo che ho a disposizione, faccio anche partire, scusatemi, c'è un'interferenza di una vocina che esce dal mio smartphone. Quello che vorrei fare è proporvi tre punti per articolare la mia presentazione. Eccoci. Tre punti per articolare la mia presentazione di questo libro, che ora rapidamente vi dico e poi espongo 10 minuti ciascuno dei tre punti. Il primo è il titolo, naturalmente, che non è un titolo mio, è un titolo bellissimo, io ho sempre difficoltà con i titoli. E, qui in questo caso non è mio, è una citazione dalla Psicologia dell'arte di Vygotsky, che è un libro giovanile di Vygotsky, ve ne riparlerò tra un po', del 1925. Cosa fa Vygotsky? Poi ci torneremo. La cosa che più mi ha interessato per questo lavoro è che ripropone, elabora un'interpretazione di un classico concetto dell'estetica, forse uno dei più classici concetti dell'estetica, che è quello di catarsi, che secondo la mia lettura si può riferire in modo molto felice alla sensibilità innervata, uso questo termine amato anche da Andrea, termine beniaminiano, dai media digitali e in particolare dalle forme brevi dei media digitali, tornerò anche su questo, che sono così, pensate ai meme, così diffusi nel web. Vedete che questa tesi si capisce subito, è una tesi molto controcorrente, visto che l'interpretazione prevalente del sensorio digitale è che fomenti un generale imbarbarimento dell'emozione. E io sostengo il contrario, spero con buone prove, con buone motivazioni, e me lo direte voi.
Secondo punto, se questo punto è un punto teorico, sull'immaginazione, come ricordava molto opportunamente Anna Caterina, e che è un po' il mio tema di riflessione, più che l'immagine, l'immaginazione, quella su cui lavoro da tanti anni, non è un dispositivo per la produzione e la ricezione delle immagini, quanto piuttosto una tecnica, ci tengo a parlare dell'immaginazione, non come una facoltà dell'essere umano, ma una tecnica sincretica e multimodale. Questa distinzione tra immaginazione e immagine, che è molto importante per sintonizzarsi con il mio libretto, è una distinzione che, se voi assumete per un attimo uno sguardo paleoantropologico, si motiva immediatamente, si impone addirittura, in quanto da questo punto di vista, da un punto di vista paleoantropologico, proviamo ad andare 800.000 anni fa, non ci sono le immagini. E quindi questo, le immagini sono le immagini nel senso della rappresentazione più o meno simbolica dell'immagine, ci sono dei graffiti, ma non immagini, è un prodotto dell'evoluzione molto più recente. Ci sono invece i prodotti più antichi, più arcaici dell'immaginazione del genere Homo, ben prima che comparisse Homo sapiens e con lui il linguaggio. Non sono state immagini, ma sono state artefatti, strategie cooperative, andare a caccia, eccetera, e pratiche di insegnamento e apprendimento. Questi sono stati i primi, le prime manifestazioni di un'immaginazione che evidentemente era un'immaginazione totalmente embodied e multimodale, come ho detto prima. Terzo punto è che nel web sta sorgendo una nuova forma di scrittura. Nuova forma di scrittura non in quanto sia qualcosa di nuovo rispetto a ciò che l'umanità ha fatto, ma in quanto è alla portata di chiunque abbia la minima competenza per praticarla. Questa scrittura, di cui parlerò un po' di più che degli altri temi, scrittura sincretica, io la chiamo una scrittura estesa, a rapporto, secondo quanto vi proporrò, con una tradizione interna alla storia del cinema, che è un intreccio di tante tradizioni. Questa tradizione è una tradizione che nel libro io presento secondo un particolare profilo, che è stato anticipato anche in questo caso da Anna Caterina, che è quello dell'opera straordinaria e geniale di Eisenstein. Non a caso un amico stretto di Vygotsky e collaboratore di Vygotsky, e sapete che Eisenstein e Vygotsky hanno collaborato insieme. Il profilo particolare, tornerò naturalmente su questo, sotto cui ve la propongo, è l'idea, la cui definizione ricavo da una parola freudiana, ma avrei potuto richiamarla anche da altre fonti, Bilderschrift. È una parola che usa Freud nell'interpretazione dei sogni, per esempio, cioè una forma di scrittura, Bilderschrift, che fa lavorare l'immagine, il Bild, come se fosse qualche cosa di assimilabile, per esempio nella strutturazione sequenziale alla scrittura, nella linearità e così via. Quindi una forma di scrittura che fa, che provoca l'immaginazione, questo è un punto importante, ma ci tornerò, provoca l'immaginazione a produrre processi integrativi. Attenzione che integrazione è una parola che qui non verrà mai usata nella sua accezione conciliativa. Integrare significa fare in modo che le cose stiano insieme e possono stare insieme anche confliggendo terribilmente. Quindi la scrittura, una scrittura che fa lavorare l'immaginazione su processi integrativi tra l'iconicità dell'immagine e la discorsività del pensiero linguistico. L'iconicità dell'immagine e la discorsività del pensiero linguistico. Questa integrazione è normalmente un'integrazione creativa, donde il fatto che le emozioni dell'intelligenza sono legati anche a questo lavoro di integrazione. Vengo adesso ai singoli punti uno per uno. Questo è Vygotsky con la figlia. Lev Semyonovich Vygotsky, nato nel 1898, morto nel 1934, giovanissimo. Il suo libro più importante
di cui parlerò dopo, Pensiero e linguaggio, esce nel 34, quindi Vygotsky aveva 35 anni quando ha scritto questo libro, che è un libro straordinario. Ne aveva molti di meno quando ha scritto Psicologia Iskustva, che vedete lì, vuol dire la psicologia dell'arte, questa è un'edizione recente del 98, ma questa esce nel 25. Nel 25 Vygotsky presenta questa sua estetica, in cui c'è il concetto di catarsi che vi ho detto, annunciato prima. Cosa è bene dire di questo concetto? Le emozioni dell'intelligenza, la frase di Vygotsky, come vi ho detto, sono una forma particolare di riconoscimento a precu, a cose fatte, a posteriori. Nachträglich, diceva Freud, no? Una forma di riconoscimento a posteriori, a precu, delle proprie emozioni, spesso conflittuali, emozioni conflittuali, spesso sono conflitti di emozioni, raggiunto questo riconoscimento tramite processi di comprensione innescati dalla lettura di un testo o dalla visione di un film, e dunque il testo costruisce l'emozione dello spettatore, naturalmente, ma non nel senso che lo porta passivamente a provarla, ma nel senso che gli dà la possibilità di riconoscere retrospettivamente che è stato abitato da queste passioni. Si tratta dunque di un pathos differito e non in presenza, di questo aspetto differito, questo differimento del pathos è assolutamente indispensabile per capire ciò che mi sta a cuore. A proposito di questo, Vygotsky parlava di catarsi. Come sapete, semplifico enormemente, catarsi significa almeno due cose. La prima è più triviale delle interpretazioni, quella che però è stata popolare per molto tempo e lo è tuttora, è l'idea che la catarsi è qualcosa che ci libera dalle passioni che ci turbano. L'altra interpretazione, che invece ci sono le migliori ragioni per considerarla più vicina anche grammaticalmente alla lettera del testo aristotelico da cui nasce la catarsi, la seconda interpretazione è che la catarsi è un arrivare, un farci giungere ad una chiarificazione delle passioni spesso conflittuali che riconosciamo in noi, che ci abitano, che ci hanno preso, perché la parola pathos non significa l'emozione prodotta da me, qualcosa che mi ha colto dall'esterno, eccetera. Ebbene, questa seconda è l'interpretazione che dà Vygotsky, che si tratti appunto di un pathos differito che arriva soltanto alla fine dell'esperienza del testo, e dunque il testo deve essere un testo breve, preferenzialmente un testo breve, certo non può essere Guerra e Pace, deve essere un testo breve, infatti Vygotsky parla delle favole, dei racconti brevi e così via, ma non parla di cinema, ma il cinema trova posto del tutto naturalmente in questo tipo di esemplificazioni. Quindi la catarsi è uno svelamento delle nostre emozioni che ha un effetto retroattivo sul processo che ci ha portato a questo svelamento. Quindi questo effetto retroattivo è molto importante, perché il pathos differito è un pathos che richiede una elaborazione, quella che Freud chiamava Durch Arbeitung, a proposito dell'elaborazione che delle emozioni si fanno nel corso dell'analisi. Quindi per Vygotsky le emozioni dell'intelligenza sono legate al modo in cui il testo, cominciamo già subito a pensare a un testo audiovisivo, grazie ad un modo di costruzione della forma ci porta a questo tipo di riconoscimento a precu delle passioni che abbiamo vissuto durante la ricezione del testo. Quindi Vygotsky usa, come è facile vedere, un concetto dinamico della forma. Forma è qualcosa di dinamico in Vygotsky, è qualcosa che grazie alla sua strutturazione ci guida un po' per volta verso la catarsi, che normalmente arriva alla fine, che deve arrivare alla fine. È per questo che il testo capace di produrre emozioni dell'intelligenza deve essere sostanzialmente un testo breve.
C'è un testo che ciascuno di noi riesce a totalizzare, a tenere in una sinossi nella propria immaginazione, in modo da poterne ripercorrere alcuni passaggi nel momento in cui si produce questo cortocircuito, come lo chiama Vygotsky, che è la catarsi. Potrei dire molte cose di più, ma mi fermo a questo aspetto molto, molto descrittivo. La proposta che faccio nel libro è, come vi ho detto prima, è che una certa ampia famiglia, una filiera, una tradizione di film degli ultimi della storia del cinema risponde al requisito di curare particolarmente questo legame tra la costruzione della forma e l'effetto catartico, per cui solo alla fine lo spettatore riconosce le passioni che ha attraversato e di cui talvolta non si è neanche reso conto, se ne accorge solo alla fine. Donde questo importo emotivo potente, ma non simultaneo alla rappresentazione, ma sempre in uno scarto, in un tempo supplementare. La proposta che faccio è che una certa famiglia di film mostri questo molto bene, e nell'appendice del libro mi dedico, con un linguaggio meno teorico del resto del testo, ad un'analisi di tre film che presento ho deciso questa strategia, in forma di crescente semplicità, cioè il più complicato dei tre, Vincere, di Marco Bellocchio, di cui vedete un fotogramma, Vincere, poi Shutter Island di Martin Scorsese, che è un film difficile, ma meno difficile di Vincere, e da ultimo un film invece che è apparentemente molto piano, ma che è mio compito, cerco di mostrare, che risponde anche a questo film, è L'America di Gianni Amelio. Vedete che il film di Bellocchio del 2009, quello di Scorsese del 2010, mentre il film di Gianni Amelio è più vecchio, del 94. Qual è la tesi centrale del libro, di cui vi ho dato una prima immagine generale? La tesi è quella che leggete qua. Il pathos differito o emozione dell'intelligenza possiamo aspettarcelo anche dai testi brevi di carattere audiovisivo, che vengono condivisi dai comuni utenti del web da una ventina di anni a questa parte. Meme, Instagram, Stories, TikTok, ma badate, anche il PowerPoint che state vedendo non è nient'altro che uno di questi testi. Dico sempre, lo dico anche a voi, che sono almeno 7-8 anni che non riesco più a fare lezione o a parlare pubblicamente senza un supporto in cui ci sia una certa quantità di immagini. Dipende poi dai singoli casi quante ce ne possono essere. Ho parlato di meme, ecco, per esempio, meme molto carino e assai recente, come vedete, che non commento, è un po', se volete, un omaggio a un bellissimo libro del mio amico Tommaso Casini, appena uscito, sulla Sistina e il Cenacolo, sulle le riprese, le riedizioni, i rimontaggi della Sistina e del Cenacolo. Questo è un rimontaggio Covid del Cenacolo di Leonardo, e questo è davvero molto molto recente. Io lo vedo solo a metà, spero che voi lo vediate intero, perché ho messo una collocazione delle vostre immagini laterale. Lo vedete intero? Beh, meglio così, e non c'è bisogno di dire niente perché parla da solo, ma siamo su questo piano. Un TikTok da cui fui fortemente colpito, e forse è stato uno degli stimoli per scrivere il libro, e questo libro è stato scritto nel novembre e dicembre del 2019. È il TikTok di Feroza Aziz sugli Uiguri, che voi conoscerete, finge di mettersi, di fare un tutorial per un piegaciglia, ma in realtà spara una denuncia potentissima su qualcosa che lei chiama la persecuzione, il genocidio degli uiguri. Se ne parla proprio in questi giorni. Feroz Aziz, una ragazza, lo fa su TikTok. TikTok viene usato per mille altre cose indecenti, ma si può fare anche questo. Si può fare anche questo. È una scrittura
che non si indietreggia di fronte a un uso creativo, politico, intelligente, super ironico, molto ben costruito come questo. Che tipo di lavoro espressivo? Ecco, no, scusate, dimenticavo. Fino ad arrivare a testi, dedico un'analisi a questo film molto bello, vi consiglio, di Agostino Ferrente, Selfie, fino ad arrivare a testi che possono raggiungere la grandezza di un film. Selfie è un film di poco più di un'ora di tempo, tutto fatto con uno smartphone in modalità selfie. Non mi posso soffermare su questo magnifico film quanto vorrei, ma spero che qualcuno di voi l'abbia visto, semmai ne parliamo. Che tipo di lavoro espressivo è questo? Ecco, vengo al mio filosofo di riferimento da un'intera vita. Perché abbiamo bisogno di Kant per capire il sensorio digitale? Perché abbiamo a che fare con, come dicevo prima, un lavoro dell'immaginazione che è un lavoro tipicamente sincretico. Il lavoro dell'immaginazione non corrisponde a un lavoro che adimira l'immagine. Il lavoro dell'immaginazione è qualcosa che ha a che fare con le immagini soltanto in quanto le immagini si legano con molte altre forme espressive, la parola scritta, la parola parlata, il suono, il piano della gestualità, della motorietà e così via. Kant lo diceva in questo modo notissimo. Lo chiamava schematismo, questo lavoro attraverso il quale l'immaginazione esercita tutte queste funzioni di carattere multimodale. Lo schema, dice Kant in un passo famoso della Ragion Pura, è un prodotto, è per così dire un monogramma dell'immaginazione mediante cui e secondo cui soltanto diventano possibili delle immagini. Ma non dimentichiamo che lo schematismo per molto tempo, da un punto di vista paleoantropologico che non interessa Kant ma interessa me, lo schematismo fu utilizzato in senso prevalentemente tecnico e comunitario, cioè per costruire artefatti o per produrre strategie cooperative di carattere sociale. Quindi lo schematismo è per noi un referente teorico importante. Da un punto di vista paleoantropologico, i primi prodotti dell'immaginazione non furono immagini, ma furono schemi tecnici per la produzione di artefatti, strategie cooperative, pratiche di apprendimento. Quelle che vedete lì, per esempio, sono le famose, qualcuno di voi le conoscerà, 300.000 anni fa, le lance di Schöningen, quindi molto prima, un po' di tempo prima che comparisse Homo sapiens, e quindi fatti da Neanderthal o forse da qualcuno prima di Neanderthal in Europa. La cosa strepitosa, di come forse sapete, di questi giavellotti è che sono praticamente uguali per peso, lunghezza, bilanciamento a quelli che vengono usati oggi. L'immaginazione di questi nostri antenati produceva questa roba qua e molte altre cose ancora, anche per strutturare i loro rapporti di carattere sociale. Vedete che i primi prodotti dell'immaginazione, ecco un altro referente del mio libro, un referente importante, che è la Material Engagement Theory di Lambros Malafouris, esposta in un libro importante, How Things Shape Mind, che è un libro del 2013, uno dei libri più importanti che mi sia capitato di leggere negli ultimi 5-6 anni. I prodotti dell'immaginazione furono il risultato di quello che in archeologia cognitiva si chiama material engagement. Il titolo del libro di Malafouris già vi dice di che cosa si tratta. È la costruzione e l'uso degli strumenti tecnici, things, shaped, ma ha la capacità di rimodellare la nostra mente, di modellare i nostri sistemi cognitivi e anzi di aggiornarli, produrli, riorganizzarli e così via. In un articolo successivo scritto insieme a Donaidi da Malafouris si legge questa telegrafica icastica di definizione: we make things which in turn make us. Noi facciamo delle cose che a loro volta fanno noi. Il progetto costruttivo non precede affatto la costruzione,
secondo la tipica interpretazione ilomorfica del paradigma materia-forma, di cui tuttora continuiamo a servirci, tanto è stata potente nella nostra cultura occidentale, cioè la forma nella mente del progettista che modella una materia, ma al contrario la materia ci mette del suo e interagisce attivamente, non passivamente, suggerendo il progetto, suscitandolo e così via. Il mio regista di riferimento, il mio filosofo di riferimento è Kant, il mio regista di riferimento è Eisenstein, che Kant non l'aveva letto mai, e, se non di seconda mano, e La natura non indifferente, forse il più bel libro di Eisenstein, dice la stessa cosa, cioè la natura è non indifferente, mi era dolce e aprirò. Non è indifferente, mi suggerisce qualche cosa. La forma concava, leggiamo in questo libro, che troviamo impressa nella mano nelle caverne, dipende tanto dalla pressione della mano dell'artefice che dalla capacità della materia, in quel caso l'argilla mobile, di raccoglierla e di far diventare qualche cosa che poi diventa un formante per essere esportato in mille altre produzioni. La materia, material engagement, immaginazione incorporata, immaginazione interattiva, immaginazione multimodale, prima del linguaggio, prima dell'immagine, molto tempo prima dell'immagine, interagisce attivamente con la materia e che si lascia suggerire il progetto oppure lo suscita direttamente essa stessa. Bene, una delle mie tesi è che in rete avvenga qualcosa del genere. Se siete disposti ad estendere il significato di materia fino alla materia semiotica che ci offre a piene mani, liberamente, la rete, vedrete come in rete avviene una forma particolare di material engagement, la cui materia appunto è costituita dalla immensa quantità di immagini, suoni, musiche e così via, archiviate nel web, dove appunto chi produce le forme brevi le produce per via di riuso, per via di riassemblaggio e così via. Una pratica che consiste nel farsi suggerire dal materiale nuove regole di montaggio e di organizzazione. E qui che siano in gioco delle regole è molto interessante. Cioè la pratica del material engagement con il materiale simbolico offerto con grande generosità dalla rete è qualche cosa che sollecita in chi lo pratica la scoperta e la sperimentazione di nuove regole di montaggio e di organizzazione. La mia tesi è quella che leggete là. Il lavoro di assemblaggio audiovisivo responsabile delle forme brevi o brevissime condivise in rete è un lavoro a prevalente orientamento segnico. Mi rendo conto che qui forse voi sentite la mancanza di qualche passaggio. Insomma, non è tutto come si ritiene orientato sull'iconicità dell'immagine, ma è piuttosto orientato su quel carattere scritturale da intendere in senso ampio, in senso appunto di sequenzialità, di discorsività, per esempio, come appunto una scrittura sincretica, qual era la Bilderschrift di cui parlava Freud nell'interpretazione dei sogni, quella che praticherebbero le immagini del sogno in modo tale da divenire interpretabili. Guai se non fosse così, perché l'analista non le potrebbe interpretare, indipendentemente dal fatto che io segua o non segua Freud sull'interpretabilità del sogno. La mia tesi è questa che vedete, si tratta di una scrittura estesa, sincretica, che somiglia ad un material engagement, con la quale si possono costruire testi brevissimi, ma anche testi un po' più lunghi, e che non c'è nessun motivo per ritenere che sia condannata al balbettio a cui tutti l'abbiamo imprudentemente condannata. È una scrittura che può evolvere, può diventare complessa. E di ciò sono sicuro. Ultimo punto,
del mio, ruberò come vedo dal mio counter qualche minuto in più, ma solo qualche minuto in più. Ultimo punto. Vygotsky non è soltanto l'autore di... Vygotsky ha una produzione pazzesca, enorme. È morto a 36 anni e ha scritto decine di libri, spesso molto, molto grandi, imponenti. Il suo libro più infamoso, tuttavia, è quello che vedete, Miscellany i Reich, uscito, Pensiero e linguaggio non è una buona traduzione, ora vi dico perché, uscito nel 1934, postumo. Vygotsky era appena morto. Miscellany non vuol dire pensiero, perché quando leggete pensiero pensate alla facoltà del pensiero, al pensiero come ce l'ha tramandato la filosofia. No, Miscellany vuol dire l'attività del riflettere, l'attività del pensare. È un'attività, non è uno stato, non è una definizione categoriale. Reich non vuol dire affatto linguaggio. Linguaggio in russo dice yazyk. Reich vuol dire discorso. Quindi quello va tradotto, l'attività del pensare e il discorso. La traduzione americana è migliore, infatti suona come thinking and speech, thinking and speech, che rende quello che voleva studiare Vygotsky. Pensiero e linguaggio è un altro libro di Vygotsky, in cui Vygotsky ci presenta una cosa abbastanza straordinaria. Vygotsky è stato il primo psicologo sperimentale che si è preoccupato di cercare di capire che cosa succede quando introiettiamo una tecnologia. Che cosa succede quando introiettiamo una tecnologia? In questo libro, che è un libro che contiene molte altre cose, una delle cose più importanti è che Vygotsky ci presenta un modello di che cosa succede quando interiorizziamo una tecnologia così potente come è il linguaggio articolato. Infatti il linguaggio articolato deve essere ben chiaro che è una tecnologia, non è certamente un dono di Dio o del gene Fox P3. Oggi sappiamo che interiorizzare una tecnologia, per esempio imparare a suonare uno strumento oppure a giocare a tennis, produce degli effetti neuroplastici constatabili. Li possiamo trovare rilevati nelle mappe che oggi la strumentazione di neuroimaging ci consente di fare. Rimodella il nostro cervello proprio come voleva la MET, la Material Engagement Theory che ho citato prima. Ebbene, Vygotsky avanzò un'ipotesi su che cosa succede quando noi introiettiamo il linguaggio, che è la più potente delle tecnologie umane. Sono tre fasi. Provo a condividerle con voi il più rapidamente possibile. La prima fase è quella di apprendimento, un apprendimento sociale. Apprendimento sociale significa che il bambino impara a usare il linguaggio in una situazione di radicale dipendenza dall'ambiente in cui si trova. Pensate soltanto al fatto a cui non riflettiamo, che noi non impariamo il linguaggio, noi impariamo un idioma. È precisamente quello in cui ci siamo capitati, la nostra. Nella nostra gettatezza, se volete usare una parola heideggeriana. L'apprendimento è qualcosa che è tutto sociale. Il bambino sta in una posizione completamente pragmatica, usa il linguaggio in quanto è un linguaggio degli altri. Naturalmente questo dura poco perché nella seconda fase, è Vygotsky che parla, il bambino comincia una importante sperimentazione individuale del linguaggio che lui comincia a sentire non più come qualcosa di ereditato da un milieu culturale, ma come una guida per l'azione, per esempio nel gioco e nella manipolazione di oggetti. Quindi sta costruendo un sincretismo di linguaggio e operazione. Questo si manifesta nel tipico discorso egocentrico che hanno studiato tanti psicologi. Piaget, per esempio, che polemizzò con Vygotsky su questo punto, salvo riconoscere 30 anni dopo che aveva ragione Vygotsky, ma Vygotsky era morto, usa questo discorso egocentrico che è bensì esteriorizzato. Ciascuno di noi l'ha fatto, a ciascuno di voi sarà capitato di vedere i bambini che parlano con se stessi, soprattutto quando giocano, ma non è rivolto agli altri, è esteriorizzato, ma serve a lui stesso a provare, a sperimentare la capacità
di guida per l'azione che il linguaggio può svolgere. Che cosa succede però? Succede che intorno ai 7 anni, dice Vygotsky, terza fase, questo linguaggio monologico o egocentrico scompare. Ipotesi di Vygotsky, ipotesi geniale, quella su cui ci sarebbe stata la polemica con Piaget, è che non è affatto vero che scompare il linguaggio, il discorso egocentrico, il monologo esteriorizzato. Non è affatto vero che scompare, viene introiettato. Ecco, viene, è una tecnologia che viene finalmente introiettata. Cosa vuol dire che viene introiettata? Vuol dire che diventa creativa, diventa tendenzialmente sperimentale fuori dalle norme ricevute. È lì, come scrivo, ho scritto di recente in un articolo, che il bambino forma quella che oggi si ama chiamare il capitale semantico, il prodotto più pregiato del suo processo di individuazione nasce lì, in questo processo di riorganizzazione del rapporto tra immaginazione e linguaggio, che è l'introiezione della tecnica linguistica. Sperimenta, prova, costruisce modelli semantici che possono essere nuovi e così via. L'interazione tra immaginazione incarnata e pensiero linguistico diventa il luogo in cui l'officina permanente dell'introiezione del linguaggio, che è una cosa che non finisce mai. Non si è mai conclusa, così dirà Vygotsky, che tra Michelini e Rietsch, tra il linguaggio articolato, il discorso e il pensiero in quanto pensiero linguistico, c'è una continua riorganizzazione reciproca. Ciascuno di noi, basta un piccolo insight per rendersi conto che ciascuno di noi ha sperimentato tutto questo. Allora, questo è Vygotsky a Tashkent, dove insegna in Uzbekistan, dove ha insegnato negli anni 30, questo è Eisenstein più o meno nello stesso periodo. Vygotsky e Eisenstein, come vi ho detto, sono stati collaboratori. E dalla seconda metà degli anni 30 Eisenstein comincia a lavorare ad un grande libro, eccolo qua, che si chiama Il metodo. Questo è il primo volume in traduzione italiana. Il libro è un libro incompiuto, come tutti quelli di Eisenstein, ma ne esistono due volumi, di cui uno è appena uscito e il prossimo uscirà, speriamo, nel 2022, a cura di Alessia Cervini, una specialista. Il metodo è un libro, è un po' il testamento, il punto d'arrivo di tutta la ricerca di Eisenstein, in cui Eisenstein se ne esce fuori con una tesi come quella che vedete scritta lì, che proviene pari da Vygotsky. State attenti, in questo libro Vygotsky è citato una volta sola e come un amico di cui Eisenstein ricorda alcuni tratti bizzarri, ma nel 1940, quando esce questo libro, quando Eisenstein è alla scrittura di questo libro, di Vygotsky non si può parlare, perché le sue teorie erano state censurate e proibite. Quindi Eisenstein non può scoprirsi, rischiavano la vita all'epoca, c'erano le purghe staliniane che ben conoscete. Vygotsky è ricordato, ma non con il rilievo che merita, ma che chiunque sappia leggere quel libro immediatamente trova. Eisenstein scrive allora che le regole della costruzione del discorso interno, Vnutrenie i Rietsch, il discorso interno, sono esattamente le stesse che stanno alla base di tutta la varietà di regole conformemente alle quali vengono costruite la forma e la composizione delle opere d'arte. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'arte ha la capacità di portarci dentro quell'officina, che è l'officina in cui avvengono i processi di integrazione tra immagine, parola e le altre componenti della multimodalità della nostra immaginazione. Quella è l'officina creativa dentro cui ci porta l'arte, e prima tra tutte le arti, questa è la fissazione di Eisenstein, il cinema. Nessun'arte come il cinema riesce a farci provare quel tipo di emozioni, che sono le emozioni che si legano a ciò che avviene in questa officina. Ebbene, le emozioni della intelligenza sono emozioni che hanno a che fare anche con questo lavoro di integrazione. Lavoro di integrazione che è soprattutto integrazione tra parola e immagine, ma anche
di tutti i livelli che affettano la multimodalità della nostra immaginazione, del material engagement che facciamo nell'ambito del sensorio digitale. Dunque, se le cose stanno così, e ho concluso, vedete quanti orizzonti si aprono di fronte alla scrittura per immagine, alla scrittura estesa, come io l'ho definita, accessibile e praticabile oggi grazie al web, ed è uno di quei fenomeni su cui tutti voi che lavorate in particolare su questo campo dovreste, insieme a me e a chiunque abbia voglia di misurarsi su questo, tenere gli occhi aperti, tenerli sotto controllo, perché questo fenomeno, secondo me, è già radicato, cioè una scrittura che già viene praticata in modo autodidattico, ma è una scrittura che, come tutte le scritture, può essere usata per le peggiori forme di idiozia, aggressive o quel che volete, ma può anche essere usata in funzione della produzione di testi complessi, e testi complessi, come ho cercato di dirvi con qualche esempio, nel libro ne troverete di più, hanno in comune questo differimento del pathos, tipico appunto dell'ironia, della parodia, eccetera. Tutto questo è importante, pensateci un attimo. Certo, per il momento i migliori prodotti sono quelli parodici, ironici, satirici, ma come ci insegnò Bakhtin a suo tempo, senza Rabelais non avremmo avuto Musil e Joyce, eh? Senza Don Chisciotte non avremmo avuto Ulrich in giro per Vienna. Bene, io mi fermo qua e ora sono pronto alle vostre questioni. Grazie Pietro di questa cavalcata attraverso emozioni dell'intelligenza. Adesso io esorto tutti i nostri ospiti a prenotarsi nella chat se vogliono partecipare alla discussione, e intanto approfitto della mia posizione per lanciarti una provocazione, magari insomma, a partire un po' dalle cose che dicevi, perché effettivamente, come hai giustamente sottolineato, alcune delle tue tesi sul sensorio digitale sono molto controcorrente rispetto sia al senso comune che oscilla tra una tecnoentusiasmo o invece una luddista tecnofoba paura nei confronti di certi esiti e rischi del virtuale, e in particolare rispetto, da un lato, per il fatto che propone invece una di leggere all'interno delle tecnologie, delle pratiche intermediali, una possibilità di distanza critica, e dall'altro invece, proprio per come ricordavi poco fa, annunci una rivoluzione sensoriale, ma che ci fa quindi pensare alla materia digitale come in tutto e per tutto materia sensibile, cioè che non potremmo pensare se non a partire dal nostro commercio con il sensibile. E rispetto a questo viene spesso in mente, appunto, provocazione, ma a me stessa e in generale che rilancio a te e a tutti noi, una affermazione di Leroy Gourin in Le geste et la parole, in cui dice, parla dell'audiovisivo, della rivoluzione che l'audiovisivo probabilmente susciterà, e di quanto abbia un potenziale enorme come estensione dell'immaginazione, del ruolo dell'immaginazione, e allo stesso tempo esprime il timore che, proprio nella misura in cui ogni estensione costituisce anche una sorta di amputazione, questo non intrattenga anche il rischio di un atrofizzarsi dell'immaginazione, invece che di un suo aumentare e di una possibile proliferazione delle sue possibilità. Ecco, quindi ti rilancio un po' questa comunque dubbio critico rispetto al destino dell'immaginazione nella scrittura estesa, che potremmo appunto pensare come una estensione dell'audiovisivo, di cui Leroy Gourin parla negli anni 60, quindi
senza conoscere ancora tutto quello che è stato poi il seguito. Non c'è dubbio. Io sono, come tu sai benissimo, sono in grande debito con Leroy Gourin. Devo dire che il primo autore grazie a cui io ho cominciato a praticare la linea che mi ha portato fin qui è proprio Leroy Gourin. Proprio Leroy Gourin, in particolare alcuni passaggi del geste la parole che tu hai giustamente citato, lì dove si dice una cosa sulla quale di recente anche sono tornato diverse volte, cioè che in un'epoca non precisata, naturalmente le datazioni di Leroy Gourin sono tutte sbagliate, perché oggi abbiamo le idee estremamente più chiare su ciò che Leroy Gourin vedeva ancora in termini non garantiti da accertamenti. Ma questo non interessa. Stiamo nel paleolitico medio, secondo Leroy Gourin, ma non ha importanza l'esatta collocazione. Accade che ci sia una trasformazione della manifattura che dimostra come, lo dico con la terminologia che ho mediato dal mio maestro Emilio Garroni, autore di un libro, Ricognizione della semiotica, del 1977, che andrebbe urgentemente ripubblicato, secondo me. Succede che questi viventi africani, centroafricani, etiopi, cominciano a fabbricare degli utensili nei quali l'utensile, il blocco di pietra iniziale viene concepito e lavorato come matrice di diversi utensili possibili. Secondo quanto, mentre prima con un blocco si faceva una sola cosa, facevi un'amigdala, non facevi due cose, o tre o quattro cose a seconda dei tagli e così via. Questo vuol dire una cosa che Leroy Gourin interpreta in un certo modo, io interpreto in un altro modo. Leroy Gourin dice che si è prodotto qualche cosa come una capacità progettuale che anticipa il lavoro prima di eseguirlo. Dal mio punto di vista, che traggo invece proprio da Malafuris, Malafuris racconta una storia analoga a questa, ma non mette in luce sufficientemente quello che succede. Succede, Malafuris dice, l'intagliatore di pietre comincia con il lavorare insieme e attraverso la pietra, dopodiché lavora a proposito di about the stone. Nasce una about, l'aboutness non è una cosa che il Padre Eterno ci ha messo nel nostro cervello, l'aboutness è una cosa che nasce durante il material engage, ma da quel momento in poi, dal momento in cui io riesco a prendere delle distanze nel material engagement per cogliere la matrice come matrice di possibili oggetti, di possibili regole, ho introdotto nel material engagement stesso qualche cosa che in linguistica si chiama ricorsività. Non la ricorsività dell'imbracatura interna degli enunciati, mio fratello che mi ha portato il libro che ha avuto da sua sorella, ma la capacità di disarticolare le routine produttive per introdurre al loro interno dei nuovi elementi che hanno un carattere, come diceva il mio maestro Garroni, meta-operativo. Sono delle operazioni che lavorano su altre operazioni, che prevedono altre operazioni. Tutta questa lunghissima premessa per dire che Leroy Gourin, io devo moltissimo a Leroy Gourin, ma Leroy Gourin concepisce i processi di esternalizzazione in modo ancora umanistico. Cioè pensa un essere umano che si esternalizza in modo intimamente motivato. Il proprio della mano dell'essere umano sta in ciò che se ne distacca. Frase di Leroy Gourin che ho detto 100.000 volte nella mia attività di insegnante. E tuttavia pensa l'essere umano in modo ancora umanistico. Noi oggi sappiamo che il prolungamento del mio braccio, vedo Vittorio, e Vittorio queste cose le ha studiate tanto tempo fa, prima di molti altri, il prolungamento dell'arto del macaco che regge un rastrello da croupier, il cervello gli segnala che lui percepisce questo rastrello come una parte del proprio corpo. Quindi l'immaginazione, qualunque cosa essa sia, si sta spostando anche
sull'elemento esternalizzato, e l'elemento esternalizzato funziona come una protesi di cui il cervello riconosce essere parte intima dell'operatività del macaco. Lo stesso succede a livelli più complessi nell'essere umano. Questo per dirti, ma tu conosci già bene la mia risposta, che non c'è alcunissimo rischio di alienazione della nostra proprietà, della nostra Eigentlichkeit, questi sono i termini heideggeriani che pure vanno rimessi in discussione qua, perché questa Eigentlichkeit è un qualche cosa che non facciamo che delegare fuori di noi, riconoscendoci in questo essere fuori. Ora, dove volevo arrivare? La risposta è lunga, mi perdonerete. C'è una cosa che io chiamo, mediando il termine da Simondon, ma usandolo in modo molto diverso da Simondon, un altro autore a cui devo moltissimo, ma da cui mi sono poi staccato. Il termine è tecnoestetica. Vedo Mauro Carbone, anche lui. Abbiamo avuto lunghe discussioni su questa, sulla tecnoestetica di Simondon. Cos'è la tecnoestetica? La tecnoestetica è evidentemente quella aistesis che si produce a partire dall'incorporazione della protesi che il mio cervello registra e riconosce come una parte del mio corpo e come un funtivo materiale della mia immaginazione embodied. La tecnoestetica è il modo di organizzare tecnico della sensibilità. La mia richiesta di attenzione allora è questa. Ci sono elementi significativi nella riorganizzazione di questa estetica esternalizzata con le nuove tecnologie? Sì, ce ne sono. Nel mio libro ne indico almeno due. Uno è quello della reversibilità. Cioè noi abbiamo un device, questo, che possiede due ottiche a seconda di una piccolissima richiesta fatta con il popastrello. Avete visto sul web centinaia di immagini di bambini di 5 mesi con in mano, tutti dicono no, toglieteglieli immediatamente, no, lasciateglieli, con questi device. In uno il bambino vede il suo volto e poi preme lo shift e vede la stanza in cui si trova, vede il suo volto dentro un ambiente. Dunque la sua tecnoestetica, nella misura in cui siete disposti a pensare che il device sia un prolungamento, la sua tecnoestetica, l'estetica embodied, innervata dentro quello strumento, gli sta facendo fare un'esperienza molto precoce della reversibilità della visione o della percezione, e non dovrà aspettare di leggere Merleau-Ponty per farla diventare un elemento della propria vita. Il secondo elemento è quello della forte interattività vera. Perché è vera? Perché non è soltanto l'interattività di chi riceve dei segnali e li rimette insieme, li ricostruisce. È un'interattività di chi può intervenire in modo produttivo. Il famoso prosumer, chiamatelo come volete, è qualcosa che prestissimo quel bambino sarà in grado di fare, manipolando, riassemblando delle immagini che gli vengono fornite con grande generosità dal web. È chiaro che qui si trova di fronte ai più grandi rischi. Non voglio sottovalutare minimamente questo. Voglio soltanto dire che a fronte dei rischi ci sono anche delle opportunità strepitose di grandissimo interesse che non basterebbe aver identificate sul piano speculativo se non esistessero anche attestazioni. Il TikTok di Feroza Aziz, con cui comincio il mio libro, non a caso, ne è una testimonianza. Bisogna tenere continuamente gli occhi aperti sul web per vedere che cosa succede e in prospettiva cercare di cominciare a pensare di pianificare un'azione didattico-pedagogica su tutto questo. Quindi non so se ho risposto, penso di sì. Questo rischio non c'è, ma tu eri un assist, non era una vera provocazione. Era una provocazione deliberata. Esatto. Deliberata, lo so come la pensi. Allora, proseguiamo la discussione e do la parola a Mauro Carbone, che
Pietro evocava poco fa. Certo. Grazie, allora un saluto a tutti gli amici e le amiche presenti, grazie Pietro, è stata una conversazione la tua di vertiginosa profondità e estremamente appassionante. Sai che siamo amici e quindi queste cose si dicono per questo motivo e non per altri. Ecco. Volevo chiederti di dirci qualche cosa di più su un punto. Il sincretismo della scrittura è un sincretismo che implica la multimedialità e, termine che tu hai usato nella tua introduzione, la multimodalità. Nello stesso tempo la scrittura, come tu stesso hai sottolineato, implica la linearità. Non vedi una possibile tensione, a proposito del fatto che tu dicevi che il termine integrazione è un termine da intendersi anche nel senso che può implicare conflittualità. Non vedi una possibile tensione tra l'elemento della multimodalità e quello della linearità che verrebbero a integrarsi nella scrittura sincretica? E questa è la tua questione, Mauro? Sì. Certo che la vedo, ma la vedo con un grande vantaggio, una grande sorgente di risorse, una grande miniera di suggerimenti. Prima parlavo di regole, ho molto enfatizzato questo. Durante il material engagement emergono regolarità che presso l'essere umano hanno anche la capacità di essere esportate analogicamente su compagini completamente diverse. Esportazione analogica di regolarità. Pensa, la regola di costruzione di una ruota può essere esportata per costruire una puleggia, cioè qualcosa che serve a demoltiplicare il peso di un grande... Un grande peso, per dire. Quindi tutte queste indicazioni che tu dai e che io pienamente sottoscrivo, più che difficoltà, le vedo come fonti di creatività e proprio come una conferma del fatto che i processi integrativi sono processi complicati, processi che possono anche mantenere o addirittura progettare un elevato livello di conflittualità. L'avete visto l'ultimo film di Jean-Luc Godard? Livre d'image, non d'image plurale, libro di immagine. Beh, lì il rapporto tra la parola e l'immagine viene portato a livelli di conflittualità talora insopportabili. Questo è Godard, naturalmente. Si può fare da Godard in giù, scegliere un'enorme quantità di regole. Consentimi di... Quindi la tensione c'è, è molto forte, ma secondo me è un'occasione. È uno degli elementi su cui si potrà giocare la complessità della scrittura estesa, proprio così come il cinema ha giocato la complessità della sua forma canonica. Per questo chiudo con un film apparentemente molto lineare come L'America di Gianni Amelio, per far vedere fino a che punto questo film sia intessuto di elementi di integrazione che mettono insieme cose che stanno insieme molto, in modo molto precario o in modo molto teso. Quindi questa tensione che tu cogli tra linearità e iconicità e tra molti altri livelli è una tensione feconda,
dal punto di vista dell'espressività di questa scrittura. Non ho parlato affatto, perché non avevo tempo, di Cesare Brandi, che come tu sai ha scritto un libro molto bello, un libretto, nel 1960, Segno e immagine, mostrando come tutta la storia dell'arte, non soltanto occidentale, alla fin fine si possa intendere come una continua lotta tra l'aspetto della prevalenza segnica e l'aspetto della prevalenza iconica, e come questi due momenti sono debbono la loro ricchezza proprio alla tensione. Ultimo punto che vorrei dire è quello che tu hai parlato di multimodalità e multimedialità. Io aggiungerei un'altra parola che, come tu sai perfettamente, a me piace di più, che è quella di intermedialità. La multimodalità, come dico talvolta, è wagneriana, cioè quando tutti i media si mettono insieme per ottenere un effetto potente. L'intermedialità è brechtiana, è qualcosa che lavora sulle differenze, sulle discrepanze, sulla comparazione, quindi un lavoro della ricapitolazione a precu, eccetera, eccetera. Ora, un altro dei punti, tecnoestetica, un altro degli elementi della tecnoestetica che bisognerebbe tenere sotto controllo è che tutti non facciamo altro che dire che i processi attenzionali sono esplosi. Saranno esplosi i processi attenzionali, non si fossero per caso, non si saranno per caso orientati su altri oggetti. La mia idea, questo si potrebbe anche fare un tentativo sperimentale su questo, la mia idea è che i processi intenzionali dei giovanissimi utenti della rete si siano orientati piuttosto sui luoghi dell'intermedialità, dunque sulle relazioni differenziali tra diversi media, piuttosto che sui contenuti o sui singoli media. Quindi uno spostamento dei processi attenzionali, non una dissipazione dei processi attenzionali. Quindi teniamo presente anche questa differenza. La multimodalità è l'altra faccia della multimedialità. La multimedialità è una magnifica interprete della multimodalità della nostra immaginazione, ma l'intermedialità è un interprete particolare. È un interprete che non vuole la sintesi wagneriana, ma lavora sulle differenze brechtiane, sul differire, sulle discrepanze. Non so se sei in parte almeno, diciamo, soddisfatto della mia risposta. Sei senza microfono e quindi non puoi neanche protestare. Roberto, ti può ridare la voce. No, ti ringrazio Pietro. Volevo soltanto precisare che tu hai nella tua risposta inteso rassicurarmi sulla fecondità di questo processo che descrivi nel libro. Io non avevo bisogno ovviamente di essere rassicurato di questo aspetto. Mi domandavo se una categoria come quella di scrittura, nel momento in cui le viene associata essenzialmente quella di linearità, non sia una categoria che sia destinata dal sincretismo stesso che tu descrivi a venire messa in discussione. Sì, è chiarissimo, ma naturalmente qui scrittura va intesa in senso più derridiano che materiale. Scrittura vuol dire spaziatura, vuol dire appunto temporalità, discorsività. Questa discorsività, per esempio, Eisenstein lo chiamava montaggio verticale, cioè una scrittura che mette in sequenza lineare delle coordinazioni verticali. È il famoso montaggio verticale di Eisenstein. La linea non è soltanto la linearità del significante verbale, ma è qualche cosa come un fascio che prosegue, che si sposta e che può essere poi articolato, assemblato in modo molto diverso. I montaggi anche veramente piccoli o addirittura minimali che fanno oggi i ragazzini molto, non l'ho citato prima, ma almeno per un periodo, sai, poi qui veramente le mode cambiano, cioè, io ho una nipote di 13 anni, c'era
una certa tendenza a riorganizzare gli aggiornamenti di WhatsApp. L'aggiornamento di WhatsApp è una roba di pochi secondi, e con una creatività sincretica che io trovo davvero meritevole di attenzione. Oggi ne vedo di meno di questi esercizi, ma già lì si vedeva come appunto io continuo a chiamare scritturale qualche cosa che potrei chiamare discorsivo, sequenziale e così via. I primi teorici del cinema lo videro subito, lo chiamarono in tanti modi diversi, tra cui scrittura, pismo, per esempio i miei referenti. Kino pismo, vuol dire cine e scrittura, è una definizione non metaforica, pensavano proprio come una scrittura. Qualche cosa che, per scongiurare il rischio di un'interpretazione unicamente naturalistica, dovesse accentuare gli elementi scritturali e dunque allegorici, simbolici, eccetera, eccetera. Con i primi tentativi, sto parlando degli anni 20, pensa al cinema intellettuale di Eisenstein, la celeberrima sequenza degli Dei di ottobre, e quella è proprio una scrittura. È una scrittura fatta per immagini, è una Bilderschrift. Come sai, io, ma credo chiunque di noi, non sono legato alle definizioni. L'importanza è capirsi di che cosa stiamo parlando. Io penso proprio alla scrittura in senso, in una prospettiva abbastanza derridiana, cioè come una spaziatura originaria che precede la scrittura stessa, ma perfino il linguaggio. Le iscrizioni, Vittorio Gallese ha scritto di recente, ma già più volte c'era tornato sopra, un testo che io condivido quasi al 100%, in cui dà una lettura di quelle iscrizioni trovate nelle grotte del Sudafrica, che Blombos Cave, che risalgono a 70-80 mila anni fa. E lì sono delle sperimentazioni il cui effetto di feedback nella testa di chi le ha fatte è più forte della intenzionalità con cui sono state fatte. Tant'è vero che Vittorio sostiene che siano tracce lasciate da qualcuno che ha usato quella pietra per tagliare qualche cosa, ma che poi sono ritornate con un feedback nella testa di chi le ha poi perfezionate, come qualche cosa che dell'immaginazione mette in evidenza la capacità di ritaglio. Questo tu, Mauro, lo sai, perché è un argomento che ho trattato nel mio testo, nel libro che tu hai curato sugli schermi. È proprio di quello che parlo. Cioè del fatto che la scrittura, l'immaginazione, non lavora soltanto per unificare il molteplice. Questo è Kant, Einbildungskraft. Lavora anche per sezionare, dividere, articolare, fare quelle operazioni che porteranno alla ricorsività di cui parlavo prima. La vedo così, penso che adesso ti ho risposto un po' meglio. Quindi scrittura va intesa in quel senso là. Ti ringrazio molto. C'è una domanda di Enrico Terrone. Ho riattivato l'audio, adesso dovrei sentirmi. Buonasera a tutti. Io vorrei fare una domanda sulla nozione di immaginazione, no? La nozione di immaginazione che è centrale in questa proposta è quella kantiana, con poi appunto gli aggiustamenti che ha menzionato adesso, però sembra esserci questa idea forte dell'immaginazione come un medio fra intelletto e sensibilità, o fra discorso e percezione, insomma, tra il discorsivo e il sensibile. Ora, io volevo capire come questo si poteva legare alla quella che tradizionalmente è la concezione antagonista, quella kantiana, che è quella fenomenologica, che si trova già in Brentano e che poi ha probabilmente la formulazione più compiuta in Sartre. Cioè l'idea che contrappone appunto come la percezione rappresenta le cose come presenti, la memoria le rappresenta come passate, l'immaginazione invece le rappresenta come possibili o inesistenti, meramente possibili. Ora, io è la concezione di immaginazione con cui ho più familiarità e mi sembra che abbia io ci trovo due vantaggi rispetto a quella kantiana. Volevo capire come in qualche modo quella kantiana poteva compensare questi due aspetti.
Il primo è la letteratura, cioè a me sembra piuttosto evidente che se io leggo un romanzo immagino gli eventi che il romanzo narra, però in quel caso non mi sembra, cioè mi sembra che appunto sia un rappresentare come possibili quegli eventi, mentre non vedo un lavoro di mediazione fra l'intelletto e la percezione, perché quello che percepisco sono dei segni di inchiostro sulla carta, non è così importante per quello che immagino. Quindi mi sembra che in questo caso la nozione di fenomenologica funzioni meglio. E poi anche rispetto all'esperienza delle immagini, cioè alla fine la nozione kantiana di immaginazione non fa tutta questa differenza fra percezione di immagine e percezione invece in senso stretto, cioè comunque l'immaginazione media, sia che io vedo delle persone davanti a me o delle scene davanti a me, sia che vedo un dipinto o un film, l'immaginazione fa sempre il suo lavoro di mediare fra intelletto e dimensione sensibile. Mentre invece nell'altra prospettiva la percezione mi dà le cose come presenti, mentre invece le immagini anche, mi dà le cose in qualche modo come assenti, almeno secondo la concezione anche delle immagini in senso dipinti, fotografie che si trova ad esempio nell'immaginario di Sartre. Sì, sì, sì. Beh, volevo capire come si poteva legare se c'era un modo per riconciliare quella teoria kantiana dell'immaginazione con quella fenomenologica. Sì, no, è chiarissimo quello che mi stai chiedendo. No? Meno urgente è che si debba riconciliare. Si può benissimo lasciare le due cose alla loro relativa, rispettiva area di tematica. Quella che tu ti do del tu, perché ci siamo conosciuti in un tempo passato, non ci vediamo da un sacco di tempo, però ho un ricordo di un incontro torinese assai piacevole in occasione della presentazione di una cosa che avevi curato tu, credo. Dunque, quello di cui tu parli, riferendolo ad una tradizione fenomenologica, in particolare quella sartriana, dalle tue parole, è quello che Aristotele chiamava fantasia, e per l'appunto quella capacità che ha la nostra immaginazione, determinante per la cognizione umana, di ripresentare l'assente. Questo qua è ciò che Kant chiama immaginazione riproduttiva, è un tema presente nell'immaginazione, nella Einbildungskraft kantiana. La Einbildungskraft, in virtù del fatto che viene segnata da qualcosa, può ripresentare questo qualcosa tutte le volte che ce ne serve, che ne abbiamo bisogno. Svolge anche delle altre funzioni straordinariamente importanti. Per esempio quella funzione che consiste, l'ho accennato questo tema prima, ma è un tema di straordinaria importanza, quella funzione che consiste nell'estrapolare una regola di costruzione, per esempio la regola con cui è costruito la ruota, trasferendola su un altro artefatto, una puleggia, era il mio esempio di prima. Questo lo fa la fantasia, ma lo fa una fantasia in questo caso strettamente correlata con l'interattività dell'immaginazione che io enfatizzo in Kant. Io faccio una lettura, Enrico, molto libera di Kant. Che qualcuno possa fare una lettura di Kant facendolo dialogare con Leroy Gourin o con la paleoantropologia, fino a qualche anno fa avrebbe rischiato, io non lo rischio più perché sono in pensione, avrebbe rischiato l'espulsione, non dico dalla facoltà di filosofia, ma dalla Kant-Gesellschaft, perché non lo puoi fare. Ma una autrice, una filosofa che io stimo molto e con cui ho avuto modo anche di scambiare delle opinioni, che è Catherine Malabou, ha scritto un libro molto bello che si chiama Avant Demain, che consiglio a tutti voi, in cui ricostruisce completamente l'idea del trascendentale kantiano. Ma sto trascendentale sarà innato? Ma quale innato? Il trascendentale conosce un'epigenesi, paragrafo 27 della critica della ragion pura. Che diavolo sarà questa epigenesi? Malabou scrive un libro di 350 pagine contro i suoi competitor francesi, nella fattispecie il realismo speculativo, che è anticantiano per eccellenza, per mostrare che Kant va recuperato e che Kant lo si può intendere, lo si può far dialogare con Darwin e con quello che è successo dopo Darwin.
no? Quindi io in questo momento sto facendo un'operazione di questo genere. Sto dicendo che quello che interessa in particolare te, che tu senti come incongruente con la mia concezione, soprattutto interattiva, dell'immaginazione, è la fantasia, quella che Aristotele e gli aristotelici chiamano così. Ma questa fantasia non è soltanto qualcosa che ha la capacità di richiamare l'assente, come tu dici, con riferimento alla letteratura e a molte altre cose così importanti per la nostra vita e per la nostra felicità, ma anche la capacità di produrre, per esempio, schemi di rinnovamento politico. La fantasia buletiche in Aristotele. Buletiche vuol dire immaginare regole di giudizio, che questo è Hannah Arendt, se vuoi, regole di giudizio che fin qui non sono da immaginare il politico. Allora tu vedi che qui il material engagement della fantasia diventa la materia politica. È interessante, io sono piuttosto appassionato a questo genere di intrecci plausibili. Io sono un difensore della incompatibilità dei paradigmi. La prima cosa che dicevo ai miei studenti: badate di non mettere insieme le cose che non possono stare insieme. Però quando le cose possono stare insieme, con vantaggio reciproco, io sono incline a farle lavorare insieme. Ultima cosa che voglio dire, penso di aver risposto alla tua perplessità, l'ultima cosa che voglio dire è che secondo me non bisogna parlare di immaginazione se vuoi mantenere il discorso sul livello teoreticamente più adeguato, ma di schematismo, che non è l'immaginazione, è un prodotto dell'immaginazione, dice Kant, ma non è immaginazione, è un'altra cosa, ed è un'altra cosa che non si sa bene che cos'è, e che però insomma, teoreticamente noi dobbiamo pensare che intervenga, è una mediazione che deve intervenire. Io l'ho riferita in modo, ultimamente, in modo molto netto alla questione, alla tecnica, cioè agli habitus tecnici che noi maturiamo nel material engagement. È lì che viene fuori uno schematismo di carattere tecnico. Mi fa molto piacere che un comune amico che tu conosci bene, e Maurizio Ferraris, su questo, l'anticantiano Maurizio Ferraris, nelle sue ultimissime cose, su questo sta tornando a dialogare, vedo che sei d'accordo, a dialogare con Kant, perché questa cosa qua evidentemente ci serve per capire meglio come funziona, soprattutto la tecnologia che noi siamo, per citare un libro di un altro amico di Parisi. Grazie, molto, molto chiaro e molto utile. Sì, aggiungo solo che mi ricordo, era il 2011 la presentazione del numero speciale della rivista di estetica. Ah, bene, bene. Sì, sì, nella biblioteca del Museo del Cinema di Torino. Esatto, esatto. Grazie ancora. Grazie a te. Allora, ci sono ancora alcune domande, quindi procedo dando la parola a Giancarlo Grossi. Grazie per questo intervento e questo libro, entrambi estremamente arricchenti e appassionanti. Io volevo tornare sul tema dell'introiezione, perché io trovo che ci sia una lunghissima tradizione nella teoria dei media legata al meccanismo psicologico della proiezione, mentre l'introiezione è stata ingiustamente ignorata e penso che ora sia fondamentale per comprendere in particolar modo i media immersivi, cioè l'idea dei media che aderiscono alla sensibilità e che in questo senso hanno un effetto di protesi. Per cui è prima una domanda sull'introiezione come strumento per interpretare i media immersivi e i media digitali in genere. Assolutamente. E questa, hai finito, Giancarlo? È un tema di primaria importanza. Non è vero che è stato totalmente trascurato, McLuhan l'ha tematizzato. Ma l'ha tematizzato Mauro Carbone, che è ancora qua con noi, per esempio parlando di corpo come quasi protesi, cioè proprio il tema dell'introiezione, interiorizzazione, eccetera, è presente nelle ultime cose di Mauro Carbone, ancora nel libro che citavo prima, La tecnologia che noi siamo, Parisi, Francesco Parisi,
per rimanere nell'ambito degli italiani. Ma qui il contributo dei neuroscienziati è determinante, perché sono loro che ci hanno dato la garanzia che questi processi sono neuroplastici, cioè che producono